Amici di Horeca News, bentornati. Nuovo appuntamento con un player che espone a Cibus 2021. Siamo connessi con la responsabile marketing dell'azienda dolciaria Fiasconaro SRL, un'azienda che ormai ha quasi 70 anni di vita e si pone alla quarta generazione. Siamo con Agata Fiasconaro. Agata, buongiorno e benvenuta sugli schermi di orecanews.it. Buon pomeriggio a tutti, ciao a tutti. Siamo qua in diretta dal nostro stand del Cibus. Ecco, è un Cibus molto più visitato di quanto le aspettative degli stessi organizzatori volessero. Ci sono davvero tantissimi visitatori anche oggi, siamo al secondo giorno, e nel vostro caso che cosa esponete, che cosa presentate, Agata? Assolutamente sì, siamo molto entusiasti perché percepiamo molto ottimismo, molta presenza e finalmente un evento in presenza, ne avevamo tutti di bisogno. E proprio per questa occasione la Fiasconaro presenta il cambiamento di packaging della nostra linea del Natale 2021. Un cambiamento di identità, quindi di immagine, ma anche un cambiamento di materiali che faranno da scrigno, che faranno da confezione ai nostri prodotti. Ovviamente materiali naturali, dal nastro in cotone a degli astucci in carte naturali, proprio per sensibilizzarci noi come azienda, ma anche i consumatori, alle nuove direttive sulla ecosostenibilità. Quindi questo è un importante cambiamento che portiamo oggi qui al Cibus. Beh, io direi che non va trascurata, tu non ne hai parlato perché siete estremamente modesti, ma la qualità dei vostri prodotti non solo è pluripremiata dal mercato, ma anche dalle istituzioni. Avete ricevuto molti premi negli ultimi anni ed è un riconoscimento che, beh, nel vostro caso è davvero dovuto, visto appunto l'impegno che Papà Nicola e prima ancora il creatore dell'azienda, Mario Fiasconaro, nel 1953 è andato a realizzare. Siamo alla quarta generazione e dunque l'azienda continua a crescere, continua ad evolversi e, oltre al mantenimento e miglioramento ulteriore della qualità, quest'anno vi presentate con un progetto assolutamente sostenibile, in linea con le tendenze del mercato e le misure europee che sono state proclamate dall'Unione Europea. Agata, che cosa prevede la vostra campagna natalizia? Allora, c'è molto entusiasmo, abbiamo molte richieste. Dopo lo scorso anno, che è stato un anno dove eravamo tutti incerti, nonostante questo è andata anche l'anno scorso molto bene, perché comunque il panettone è un dolce da ricorrenza, la gente in famiglia comunque si mette attorno alla tavola e degusta un prodotto di eccellenza, un prodotto artigianale, quindi comunque il nostro settore, il nostro prodotto è un prodotto comunque molto richiesto, anche all'estero stiamo percependo molto interesse, e la campagna del Natale è una campagna sicuramente molto entusiasmante. Già abbiamo avviato la produzione per i mercati internazionali, quindi siamo a pieno regime, in quanto prevediamo anche un incremento molto importante. Stimiamo intorno al 10-15% e sicuramente mercati esteri, l'Australia, Turchia, ma anche Canada e Stati Uniti, che sono stati da sempre paesi in cui abbiamo esportato i nostri prodotti e che hanno avuto sempre molto successo, lì stanno crescendo in maniera molto sostanziale. Quindi si prevede una stagione natalizia molto intensa e sicuramente di grande soddisfazione. Beh, io direi che voi siete al centro dell'attenzione per una serie di prodotti da ricorrenza che sono assolutamente unici, non ultimo il panettone alla rosa o al fico d'India, che sono due gusti
praticamente esclusivi. Assolutamente sì, questo connubio di Rose e Fico in India nasce proprio lo scorso anno. Papà era in campagna durante il lockdown e lui viviamo in una tenuta, in una campagna, dove lui coltiva le rose, coltiva il fico d'India, e ha sperimentato proprio durante il periodo del lockdown questo abbinamento. Ovviamente il fico d'India è un frutto della nostra terra, della Sicilia, abbinato delle rose del Mediterraneo, e insieme sono un trionfo di profumi pazzesco. Beh, diciamo che un po' è stato illuminato da questo lockdown e dunque sentendo i profumi della vostra campagna ha detto perché no, proviamoci. Avendo un po' più di tempo a disposizione probabilmente è riuscito a sperimentare ed è venuto fuori un connubio perfetto. Assolutamente sì. Bene Agata, allora oltre al profumo di fico d'India e di rosa che certamente circonderà anche il vostro stand, che aria tira, che aria si respira a Cibus intorno a voi? C'è molto entusiasmo, vediamo la gente carica con la voglia proprio di ricominciare. Non ci aspettavamo anche noi, siamo a fine agosto ovviamente, anzi primi di settembre, un flusso così importante. Quindi secondo me siamo proprio pronti per ricominciare e la gente attorno a noi proprio trasmette tanta energia. Ci sono tantissimi espositori, buyers anche a livello internazionale. E quindi sicuramente questa fiera che un po' inaugura la stagione della ripartenza delle fiere è un momento importante per dare la giusta carica, la giusta adrenalina alle aziende di tutti i settori per concludere l'anno in bellezza. Bene, e allora concludendo, diamo un indirizzo di posta elettronica o comunque un riferimento web per tutti coloro che desiderano entrare in contatto con voi. Vuoi per rivendere il prodotto, vuoi per gustarlo semplicemente da consumatori. Per quanto riguarda l'indirizzo mail, basta scriverci su fiasconaro@fiasconaro.com, altrimenti potete visitare il nostro sito www.fiasconaro.com dove trovate tutti i dettagli e i contatti per entrare in contatto con il nostro mondo. Molto bene Agata, io ti ringrazio per la disponibilità, facciamo magari vedere intorno a voi che cosa c'è, prendi pure lo smartphone con cui stiamo realizzando questo collegamento streaming. Sì. E mostriamo il vostro stand, mostriamo anche il packaging di cui abbiamo parlato, visto che appunto è una diretta streaming, non abbiamo immagini supplementari da mostrare, possiamo però vedere in tutta la sua bellezza e rigorosamente in diretta quelle che sono le vostre primizie, le bontà che io ho avuto il piacere e l'onore di poter assaggiare personalmente recandomi anche a Castelbuono nel vostro centro di produzione principale. Ecco, diciamo che lo stand anche in questo caso si attiene alla linea che state presentando ed è basato sulla sostenibilità. È tutto in legno, mi pare di capire. Assolutamente sì, assolutamente sì. Anche qui abbiamo cercato dei materiali naturali per l'allestimento del nostro spazio. Molto bene, allora io ti ringrazio e ti lascio al lavoro. Certamente ci saranno ancora nella giornata di oggi, domani e anche dopodomani tantissimi player che vorranno entrare in contatto con voi e quindi avrete il vostro bel da fare. Agata, grazie. Grazie a tutti, a presto, vi aspettiamo qui. Grazie, grazie ancora amici, restate con noi perché noi continuiamo con le interviste direttamente da Cibus, da Fiere di Parma, per andare a raccontarvi le novità presentate dagli espositori.